안녕하세요, 여러분. 저는 마르코 로고입니다. 대학교에서 학생이에요. 언젠가 서울에 살고 싶어. 그래서 지금 온라인에서 한국어 배우고 있어요. 하지만 아직 잘하지 못해요. Viajar es algo que me gusta mucho. Entonces, al colegio decidí estudiar lenguas extranjeras. Es algo que me gusta mucho hacer también ahora. Durante los 5 años de escuela secundaria, estudié el español, por supuesto, el inglés. Y también el alemán. Ich kann auch ein bisschen Deutsch sprechen, aber ich bin nicht gut. Ich denke, dass Deutsch eine schwierige Sprache ist. I was born in Milan, so my native language is of course Italian. I can speak English, even if I'm not really happy and super satisfied with my accent, since I think that you can tell that I come from Italy. So one of the things that I would like to do is to practice a lot, improve my pronunciation and improve my fluency in all the different languages that I already know, and try my best to succeed in learning Korean. I would like to share with you guys the practical methods that I use to practice languages every day. Come avrete capito dall'intro e dal titolo, oggi parliamo di lingue straniere. C'è tantissimo da dire riguardo all'imparare una nuova lingua. Ci sono mille metodi, mille app, mille siti web, mille libri. Per questo motivo vorrei sapere da voi sotto nei commenti se vi potrebbe interessare non un video solo riguardo l'apprendimento delle lingue straniere, ma una serie di video in modo tale che io possa darvi molti più consigli riguardo i metodi e gli strumenti che possono essere utili per imparare delle lingue straniere. Ma in questo video parleremo di metodi pratici per imparare le lingue anche se non si ha un tutor, un buddy, un amico semplicemente che parla la lingua che vogliamo imparare, perché molto spesso c'è la buona volontà e la motivazione, però manca qualcuno con cui parlare. E per questo voglio darvi delle idee per potervi esercitare anche in totale autonomia. Come avete visto, io so più o meno parlare qualche lingua, ma non è che io sia una cima nelle lingue, cioè so sopravvivere probabilmente se finisco in uno dei paesi delle lingue che parlo, ma da lì a dire che so parlare bene quelle lingue. Quindi questo video è sia per voi e sia per me, per consolidare i metodi che già ho e per confrontarmi anche con voi, per capire come voi imparate le lingue. Se avete dei consigli, dei metodi che utilizzate, lasciatemeli sotto nei commenti, che così impariamo tutti quanti. Detto questo, possiamo iniziare. Sicuramente non esiste niente di migliore che avere un dialogo, una conversazione diretta con qualcuno che parla la lingua che state imparando, in modo tale da ricevere un feedback diretto, quindi vi dice subito gli errori che state facendo e avete l'opportunità di sentire effettivamente la pronuncia, le espressioni, i modi di dire, la struttura delle frasi corretta per quella lingua. Però non dovete neanche sottovalutare il momento di apprendimento in cui siete da soli, perché soprattutto con le milioni di fonti informative che abbiamo grazie alle app, programmi, siti web, video su YouTube, canzoni a cui possiamo accedere liberamente e gratuitamente, possiamo migliorare e addirittura imparare da zero delle lingue totalmente nuove e che ci sembrano lontane dalle nostre prospettive. Come detto, oggi vi dirò dei metodi pratici per esercitarvi sulle lingue straniere. Alcuni li utilizzavo già al liceo quando dovevo studiare, altri invece li ho scoperti recentemente perché, a differenza del liceo, non ho la professoressa che mi insegna una determinata lingua, ma il coreano lo sto studiando totalmente da autodidatta e quindi ho dovuto iniziare a ingegnarmi un po' e mettere in atto dei meccanismi che mi aiutassero a esercitare anche non avendo nessuno che me lo insegna. Il primo strumento che voglio condividere con voi è uno strumento secondo me potentissimo, una tecnica che può veramente fare la differenza sia quando state studiando le basi e siete a zero praticamente su una lingua, sia a quando siete già bravini, riuscite a parlare e volete migliorare la fluency e la vostra pronuncia. E sto parlando dello shadowing. Probabilmente molti di voi già lo utilizzano e già l'hanno sentito. Per chi non lo conoscesse, ora vi mostro come lo faccio io. E che cos'è ovviamente? Uno dei consigli fondamentali per imparare le lingue ed essere costanti nel farlo è quello di fare delle attività che ci gratificano e ci fanno divertire. Mettersi lì sui libri e studiare grammatica all'infinito, fare esercizi, dopo un po' il nostro cervello si rifiuta di farlo. Quindi è importante creare dei meccanismi che ci permettono di imparare divertendoci. Di sicuro qualcuno già vi avrà dato il consiglio di migliorare, esercitarvi con la lingua ascoltando canzoni
canzoni guardando film in lingua o i documentari. Può aiutarvi a entrare nell'ottica di una nuova lingua, iniziare a capire come suona, iniziare a capire qualche parolina. Quello che dovete fare è qualcosina in più. Scegliete una canzone, un film, un documentario che vi piace e siate sicuri che si possano attivare i sottotitoli o la trascrizione. Quello che dovete fare è ripetere esattamente quello che dice il film, la canzone o il documentario, facendo molta attenzione ad ascoltarvi e ripetendo intonazione, ritmo e pronuncia. Perché dovrebbe funzionare? Lo shadowing è uno strumento potentissimo perché vi aiuta ad allenare i muscoli, e la fluency non è solo una questione di fluency mentale, ma è anche una questione di fluency fisica, quindi di riuscire a muovere la bocca in maniera corretta quando si parla una nuova lingua. È un metodo potentissimo perché vi aiuta ad imparare parole nuove, perché già iniziate a dire attivamente qualcosa di cui magari non sapete il significato, però inizia già a entrarvi in testa. E poi perché vi inizia già a mettere in testa non solo le singole parole, ma anche delle vere e proprie strutture. Se ci pensate, lo shadowing è il metodo di apprendimento dei neonati. Quando tutti noi nasciamo e dobbiamo iniziare a capire come muoverci nel mondo, iniziare a esprimerci, dire che abbiamo fame, non è che ci mettiamo lì col libro di grammatica che iniziamo a studiare le strutture grammaticali. Cosa facciamo? Ripetiamo quello che ci viene detto. E poi il nostro cervello inizia a capire che un frutto rosso si chiama mela, quando abbiamo fame ci vuole la pappa, la persona che solitamente ci dà la pappa si chiama mamma o papà. E questo, se lo fate anche con i film, è praticamente la stessa cosa di tornare neonati e riniziare ad associare determinati suoni, determinate parole, determinate strutture a delle situazioni. E poi, neanche a dirlo, ripetere vi fa capire come si pronunciano determinate cose. Questa qui è una delle prime canzoni K-pop che ho ascoltato nella mia vita ed è una delle canzoni che mi ha fatto innamorare del K-pop, della cultura coreana e tutto quanto. E pensate, è una canzone rap, quindi anche abbastanza difficile da studiare, e ho già iniziato a shadowarla. Vedete, è molto molto veloce. Innanzitutto, prima cosa, ho preso la lyric version perché così posso leggere il testo. Io la sto guardando su YouTube, ma se vedete un film potete farlo su Netflix oppure da qualsiasi altra parte dove avete audio e testo. E quello che faccio io è ridurre la velocità, solitamente a 0,5, quindi la di mezzo. Sentite? Ora, quello che devo fare è copiare Modenghe. Chighe chighe tesso. Chagnel tereki. Modenghe igenen chighe chighe tesso. Chagnel tereki. Quindi questo è il metodo. Fate partire, stoppate, ripetete. Se non riuscite, rifate, ripetete, rifate, ripetete. Prima pezzettini piccoli piccoli piccoli, tipo parola per parola, poi iniziate ad unire le frasi, poi le strofe, poi le canzoni intere, e vedrete che riuscirete a migliorare la vostra fluency, il vostro movimento della bocca, e soprattutto vi allenate anche a leggere con un certo ritmo. Modenghe igenen chighe chighe tesso chagnel tereki pune sipie picci picci reccio. E poi quando ci siete, ovviamente tornate alla velocità normale. Modenghe, igene, cighe, cighe, tesso, chaganel, terechi, puli, sighe, picci, picci, reccio, onge, onen, tregin, kiri, cighe, cighe, reccio, nawa, quaghe, omne, usen, puni, cughe, tugo, chesso. Ovviamente per robe del genere, neanche a dirlo, tecnica del pomodoro. Se non sapete di cosa sto parlando, cliccate sulla i qui sopra e andate a vedere. Ho dedicato un video dove spiego che cos'è la tecnica del pomodoro e perché vi può essere utile per studiare le lingue. Quello che faccio io è imparare una strofa al giorno. Mi raccomando, non spaccatevi, perché deve essere una cosa piacevole. Se poi diventa una cosa per cui soffrite, smetterete di studiare le lingue in una settimana. Quindi importante essere costanti per studiare le lingue. Meglio studiare 10 minuti ogni giorno piuttosto che 2 ore una volta al mese. Ultimo step al termine dello shadowing, quando avete imparato per intero il vostro film o per intero la vostra canzone, è cercare di iniziare a capire il significato delle cose, quindi iniziare a vedere se capite la struttura delle parole e segnarvi tutte le parole che non sapete e cercarle dopo sul dizionario. Io vi ho fatto l'esempio col coreano, chiaramente potete farlo in inglese, spagnolo, tedesco, svedese. La seconda tecnica che vorrei condividere con voi è quella del tenere
tenere un diario. In che senso? L'idea è quella di mettersi 5, 10, 15 minuti ogni giorno al termine della giornata e descrivere quello che avete fatto in quella giornata. E voi direte, sì, ma io, Marco, sto imparando una lingua da zero, le uniche cose che so dire è tre parole e presentarmi. Ad esempio, facciamo che oggi nella mia giornata sono andato all'università e ho incontrato un mio amico. Mi sto esercitando con lo spagnolo e sul mio diario scrivo amigo. Bene, quella cosa basta. So dire quello, a posto. Secondo giorno succede la stessa cosa. Vado all'università e incontro un amico. Scrivo amico. Magari dopo 3-4 giorni che scrivete amico su una pagina bianca, vi viene la curiosità di scoprire come si dice ad esempio oggi. Quindi andate sul dizionario e cercate. Il terzo giorno scrivete hoy amigo. Il quarto giorno volete capire meglio la struttura e iniziate a cercare la frase completa. Hoy all'università me reuni con mi amigo. Avete iniziato a capire una parola, ad associarla ad una situazione e utilizzare questa struttura poi per costruire altre frasi. Perché non è che se capite, come si dice, mi sono incontrato con un mio amico, sapete dire solo quello. Ma poi ad esempio potete cambiare i singoli elementi, tipo mi sono incontrato con la mia fidanzata. Oppure anche semplicemente avete imparato a dire come si dice oggi. E l'oggi poi lo potete trasferire in un'altra frase. Questo vi incentiva ogni giorno a cercare vocaboli nuovi, strutture grammaticali nuove e iniziare soprattutto a far lavorare il vostro cervello per pensare in quella lingua e cercare di capire come incastrare gli elementi che già possedete. Inoltre, dato che è un diario, vi incentiva a tenere il passo e farlo ogni giorno. Se non lo fate, lo saprete. E quindi al termine del mese potrete capire quanto siete stati costanti. Avrete un monitoraggio della vostra costanza nello studiare le lingue. Un'altra tecnica secondo me molto utile l'ho chiamata talk to yourself. Non so se si chiama effettivamente così, me lo sono inventato, sicuramente è una cosa che già esiste, qualcun altro avrà detto. E vuol dire parla da solo, parla a te stesso. Questa tecnica vi aiuta a entrare nell'ottica di pensare direttamente in una lingua e non tradurre. Quando noi impariamo una nuova lingua tendiamo a prendere le strutture che già conosciamo in un'altra lingua e tradurre elemento per elemento. Questa cosa, oltre a essere una cosa lenta per il nostro cervello e non permetterci di essere perfettamente fluidi quando parliamo una lingua, ci induce anche in errore, perché ad esempio il verbo in italiano sta dove volete voi, all'inizio, alla fine, in mezzo alla frase, potete spostare tutti gli elementi della frase che volete. In coreano il verbo sta sempre alla fine, in tedesco dipende, in spagnolo è come l'italiano, quindi è importante iniziare a pensare nella lingua in cui state parlando. Come fare? Quando state facendo qualcosa nella vita di tutti i giorni, non so, dite adesso metto sull'acqua a bollire per la pasta, eccetera, fate dei pensieri. Al posto di fare quei pensieri spontaneamente nella vostra lingua madre, sforzatevi di farli nella lingua che state imparando. Cercate di dirli ad alta voce. Questo vi dà immediatamente un'idea del livello in cui siete arrivati, perché probabilmente, non so, dite adesso metto a cucinare il pollo, magari sapete che nella lingua che state studiando pollo non sapete come si dice. Quindi appena avete un blocco capite che lì dovete migliorare. Prendete subito il cellulare, che tanto di solito uno ce l'ha sempre in tasca, e scrivetevi pollo. E poi continuate e andate avanti così tutta la giornata. Quando avete un attimo di tempo libero, prendete il vostro telefono e capite tutte le parole che non sapete dire e le cercate sul dizionario. La traduzione poi ve la scrivete tutta su un quaderno, in due colonne, e lì avrete poi un vostro vocabolario di cose che dite tutti i giorni, perché effettivamente sono associate a delle situazioni che avete già vissuto. E non sono parole che magari non userete mai, sono parole che nella vostra vita probabilmente ritorneranno in maniera frequente, perché sono presi direttamente dalla vostra quotidianità. E ora c'è una cosa fondamentale, ovvero studiarvi i vocaboli, quindi imparare a memorizzare. Come fare? Se volete saperlo, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e ve lo dirò in un prossimo video con delle tecniche di memorizzazione e delle tecniche che io uso per studiarmi i vocaboli. Inoltre nei prossimi giorni darò dei tips aggiuntivi su come migliorare nello studio delle lingue sul mio profilo Instagram, quindi sotto in descrizione trovate il link del mio profilo Instagram, seguitemi. E voi ora starete dicendo: tutto qui? Solo con queste cose imparo la lingua? Ovviamente no. Una lingua è fatta di tantissime altre cose, poi la parte dello studio formale in cui bisogna stare a studiare la grammatica ci deve essere ad un certo punto. Tanto allenamento, tanta esercitazione, cercate di buttarvi e non abbiate paura soprattutto di sbagliare. Bisogna sperimentare tanto, perché dagli errori si impara tantissimo. Spero che queste tecniche vi siano state utili, fatemi sapere se già le utilizzavate o se utilizzate altre tecniche sotto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video.
Ciao a tutti.